A Natale potrebbe arrivare il picco di contagi, ma se ci saranno meno restrizioni sarà il livello di ospedalizzazione a stabilirlo. È l'analisi dell'andamento della quarta ondata della direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica Raffaella Angelini, interpellata dai giornalisti sull'andamento della diffusione del virus in quest'autunno 2021, quando nelle prime settimane la provincia di Ravenna ha registrato molti casi positivi al coronavirus, una buona parte legata alla fascia di popolazione sotto i 12 anni che non può accedere alla vaccinazione. Al contempo, le somministrazioni della terza dose sembrano procedere un po' a rilento, tant'è vero che gli orari degli hub vaccinali di Faenza e Lugo verranno ridotti. Le buone notizie arrivano dalle ospedalizzazioni, a livelli ancora lontani dalle soglie che porterebbero alla zona gialla, dati che purtroppo però portano le persone ad essere meno attente. È un periodo in cui stiamo assistendo a una ripresa della circolazione del virus. Quindi non è che c'è a Ravenna e non c'è da altre parti, c'è nell'intero paese, nell'intera regione, nell'intera Romagna. Abbiamo avuto qualche settimana in cui Ravenna era la provincia con più casi, ma già da diversi giorni non è la provincia con più casi, anche in Romagna prevale la provincia di Forlì-Cesena, ma sono graduatorie che non hanno nessun senso. Quello che è vero è che stiamo assistendo all'aumentata circolazione del virus. Siamo nelle condizioni di quella che si chiama la quarta ondata, che è partita e quindi riguarda Ravenna come riguarda il resto del territorio nazionale. La paura invece di molte persone vaccinate è che possono esserci delle restrizioni con l'arrivo di dicembre, gennaio e via dicendo. Che mesi ci aspettano? Molto dipende da quello che noi faremo in questo periodo, noi come popolazione, come cittadini. È chiaro che è indispensabile in questo momento riprendere le misure di controllo, anche non farmacologiche, quelle famose 3M che sono le mani, il metro e la mascherina. Queste cose sono fondamentali, invece le persone tendono a pensare che è roba ormai superata, non è vero. In particolare in questo momento in cui il virus ha ricominciato a circolare in maniera consistente, è necessario che tutti noi proteggiamo noi stessi e proteggendoci proteggiamo anche il resto dei cittadini. Se questo avverrà e contemporaneamente continueremo ad aumentare il numero dei vaccinati, possiamo aspettarci anche una curva non particolarmente intensa, però non lo sappiamo, ecco. Però tutto dipende, molto dipende da noi. Lei consideri che tutti i giorni in Romagna noi vacciniamo all'incirca dai 200 ai 250 persone con la prima dose. Questo vuol dire che tutti i giorni qualcuno decide di vaccinarsi, ecco.